Bella a tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con un nuovo video e finalmente oggi parliamo di Slime Language 2. Comincerà così anche questo format di recensioni. Ora brevemente vi spiegherò un po' come l'ho organizzato, ma ci tengo anche a precisare che è tutto un po' in cantiere. Come primo video ho deciso di strutturarlo in questa maniera e ve la racconterò anche nel corso del video. Ma davvero scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, se vi piace, se vi fa cagare. Davvero siate sinceri, perché anche il mio interesse migliorare questo format, visto che secondo me potenzialmente è qualcosa di figo, e quindi ho bisogno di sapere cosa ne pensate voi in primis. Come ho detto prima, oggi partiamo da Slime Language 2 di Wassel, Young Stoner Life, l'etichetta di Yantag. Sequel di Slime Language, il primo tape di label uscito nel 2018, e questo è anche il primo punto delle recensioni. Intendo anche parlare brevemente dei progetti passati, in modo tale da sviluppare nel corso del video anche dei parallelismi. È uscito il 16 aprile di quest'anno. E a proposito di questo, non essendo passata neanche una settimana, non so dirvi quante vendite effettivamente ha fatto, proprio perché non sono usciti i dati. Comunque lessi su una pagina Instagram che l'album era destinato a vendere dalle 100 alle 150.000 copie, quindi a livello di ascolti direi che è andato molto bene. Partirei da qualche piccola premessa che mi sembra giusto fare, visto che ho notato molta confusione al riguardo. Questo non è un album di Yantag. Certo, lui è pieno protagonista, praticamente il direttore di orchestra, ma non è un suo disco. Così come ha contribuito lui nello sviluppo del progetto, hanno contribuito tutti gli altri membri di Wassel. E proprio su questo mi collego su un'altra lamentela che ho sentito dire parecchio: i troppi feat e le troppe tracce. Sapete quanti membri fanno parte del roster di Young Stoner Life ad oggi? Sono più di 10, e purtroppo non so darvi un numero preciso, perché avevo letto anche altri nomi ma non li ho visti nell'album, quindi non so se effettivamente siano usciti o no dalla label. Tutto questo comunque per dirvi cosa: da circa 12 artisti che hanno partecipato alla composizione di questo album, esattamente quante tracce e feat vi potevate aspettare? Entriamo nel pieno del video. Per questa fase avevo pensato di commentare la tracklist traccia per traccia. Non so se è una buona idea o se può risultare noioso, come sempre fatemelo sapere nei commenti, ma volevo giusto dire un paio di parole. 23 tracce, circa 12 membri Wassel e più o meno 13 feat. Perché più o meno? Perché, come ho già detto prima, ho letto qualche nome ma non ho capito se fossero feat esterni o facessero parte di Wassel, e purtroppo non sono riuscito neanche a trovare informazioni online. Partiamo con Sletti, dove troviamo Tagga, Ganna, Lil Duke e Yak Gotti, un po' tutti i membri storici di Wassel. It mi è piaciuta davvero molto, forse poteva durare 30-40 secondi in meno, così come altre canzoni dell'album, e questo forse avrebbe aiutato anche ad alleggerire un po' il tutto, però è una gran canzone. Ski, la traccia per cui avevo più hype, ho fatto una reaction, link in descrizione. Diamond Dancing, primo feat esterno Travis Scott, una delle più belle forse. Travis fa comunque una strofa discreta per quelli che sono i suoi standard ora, ma non mi lamento più di tanto, ma da Tagga, Ganna e lui mi aspettavo forse qualcosina in più. Solid, secondo feat esterno, altro nome che pesa, Drake. A livello di feat ho preferito il suo a quello di Travis Scott, mood molto chill, per me spacca. Came and So, la inserisco nella top 3 dell'album, personalmente ittona a partire dal beat bellissimo di Wheezy. Gran ritornello e strofa di Rhodey, che dimostra di non aver perso lo smalto mentre era in prigione, e strofone anche quello di Tugga. Paid the Fine, Lil Baby come sempre fortissimo anche in questi pezzi un po' più introspettivi, ma la sorpresa di questa canzone è YTB Trench, che non conoscevo affatto e devo dire che è uno di quelli che nell'album poi mi ha sorpreso di più. Proud of You, per me tra le top 3 del disco. Anche in questo caso Uzi ha veramente spaccato e il mood in generale di tutta la canzone è bellissimo. Real, che vibe signori, una tra le mie preferite dell'album. Unfunk, ho scoperto anche oggi totalmente a caso che è il fratello sanguigno di Tagga. Non ne abbiamo mai praticamente sentito parlare, perché gran parte della sua carriera, e mi riferisco a quella di Yantag, lui è stato in prigione, ma nel 2019 ha firmato con Wassel. I Like, per essere due femmine sono state brave. No, vabbè, sto scherzando, però come ho già detto in altre occasioni non seguo molto il rap femminile, ma nonostante questo sta canzone mi ha un po' stupito sotto certi punti di vista. Warrior, troviamo un altro big della scena, Big Sean, ma in questo caso è sfortunato perché Lil Kid è stato a mio parere l'MVP della canzone, ha fatto veramente i buchi per terra. Grande strofa anche quella di T-Shine. Pots e Pen, Hit anche questa, troviamo Lil Duke, il membro più anziano di Warrior,
a Cell, ha firmato proprio quando è nata la label nel 2016, e con lui c'è anche Nev, molto forti entrambi. Walkstar, molto underrated, Streak ha fatto una gran strofa affiancata da quella di uno dei big della scena europea, Skepta, uno tra i migliori feat. Superstar, mi sono reso conto che non posso dare un giudizio in una canzone dove ci sono Yantag e Future, sono troppo fanboy di entrambi, potrebbero fare una canzone di sole adlib e comunque rimarrebbe una hit. Came Out, troviamo i due figli più simili a Yantag, Lil Kid e Gunna. Che dire, papà sarà fiero di loro. Really Be Slime, la cosa che mi fa ridere di questa canzone è una: Melly sarà in carcere da quanto? Più o meno due anni e mezzo, e nonostante questo continua a non uscire hit su hit sue. Take It To Trial era potentissima già quando uscì come estratto del progetto, ora che ha un posto nell'album devo dire che acquisisce anche un certo valore, una tra le migliori. Trans, non avevo molte aspettative su questa canzone onestamente, ma devo dire che in realtà non mi è dispiaciuta per un cazzo. Get Fucked Up, un altro dei singoli estratti da questo album, quando droppò ai tempi non se la cagò praticamente nessuno, per me spaccava allora, spacca tuttora. Rage puro, e continuo a dire che Sheck West è troppo underrated. Moon Man, sicuramente una delle più fighe dell'album, è tutto perfetto sotto ogni punto di vista, vibes assurde, la strofa di Streak, la strofa di Tagga, i e la strofa di Kid Cudi, e sono finalmente felicissimo che questi due big hanno una canzone insieme. Como Te Chiama e Reckless, queste due le ho messe insieme perché secondo me a tutti gli effetti sono gli unici veri due filler dell'album, e per filler intendo proprio canzoni che non mi sono piaciute barra non mi hanno dato di niente. That Go, altro estratto dell'album, in questo caso ospite della traccia è Meek Mill, colui che parte, seguono Tagga e T-Shine, che dire, è una hit e anche in questo caso mi sono piaciuti tutti. My City Remix, My City era un singolo di YTB Trench, probabilmente la sua canzone più famosa, Tagga ha deciso di aggiungerci una strofa, inutile commentare il risultato. Perfetto, questa è stata l'analisi traccia per traccia dell'album, ditemi se siete d'accordo o meno, volevo anche dare qualche parere sui rapper che hanno partecipato a questo album. Tagga e Gunna, i due nomi più grossi, non hanno perso l'occasione di dimostrare quanto forti sono, ma c'è anche da dire che rispetto agli altri membri di Young Stoner Life, con tutto il rispetto per loro, giocano in un altro campionato. T-Shine, Streak, Yankaglio, Yak Gotti, Lil Kid e Lil Duke invece hanno rispettato le mie aspettative, in qualche traccia hanno droppato hit, in altre fanno strofe un po' più tranquille, non mi lamento. Unfunk e YTB Trench per me possono definirsi invece le sorprese di questo progetto, due artisti che non conoscevo proprio, mi hanno colpito molto e in generale credo che siano due nomi da tenere d'occhio. Le ragazze invece, Aidora, Dolly White e Carle, secondo me sono un po' passate in penombra, ma c'è anche da dire che hanno la metà della metà della metà del clout rispetto agli altri, tuttavia non hanno fatto schifo. Per quanto riguarda i feat esterni, quelli che ho apprezzato di più sono stati Roddy Rebel, Kid Cudi, Lil Uzi Vert, Future e Skepta. Parliamo un po' adesso anche del lato musicale, chi e quanti sono i producer che hanno collaborato nella creazione di questo progetto? Più di 10, ma quello che ha prodotto più canzoni è Wheezy. Secondo me ha fatto davvero un gran lavoro, la maggior parte dei beat che mi sono piaciuti di più sono quasi tutti suoi. Aggiungo anche che l'ho visto abbastanza maturato dal punto di vista musicale, complimenti a lui, e perché no, adesso potrebbe anche ambire a confermarsi nella scena tra i nomi più grossi. Detto questo, volevo anche dare qualche opinione un po' più in generale sull'album, aiuta molto a goderselo di più vederlo come una playlist o una compilation da ascoltarsi con gli amici quando si è in giro e via dicendo. Se vogliamo invece giudicarlo dal punto di vista di un album, ovviamente qualche difetto c'è. Il più importante, quello forse maggiore, è la lunghezza. 23 tracce per una durata totale di 1 ora e 15 minuti del disco sono ovviamente tante. Personalmente avrei tolto 2-3 filler e magari ridotto la lunghezza di alcune canzoni di 30-40 secondi, che sicuramente avrebbe aiutato a rendere il tutto un po' più fluido. Nonostante questo, però, devo anche dire che a livello di struttura è molto più scorrevole del primo volume di Slime Language, nonostante quello avesse 8 tracce in meno. Riassumendo tutto, è un degno successore di Slime Language 1, anzi mi è piaciuto di più. Tagga ancora una volta si conferma un rapper eccezionale, ma oltre questo un leader assoluto. Comunque, questo era solamente il mio parere e soprattutto il primo episodio di questo nuovo format che voglio
voglio incominciare a portare, ditemi veramente tutto nei commenti. Cosa ne pensate di Slam Language 2? Chi è stato quello che vi è piaciuto di più? La vostra traccia preferita? Il vostro feat preferito? Cosa ne pensate del format? Lì dove posso aggiustarlo? Cosa non vi è piaciuto? Davvero, scrivetemi di tutto. Se il video vi è piaciuto, vi invito ovviamente a lasciare un mi piace nel caso in cui non lo foste. Iscrivetevi al canale e se lo siete già, attivate la campanellina per non perdervi altri video, altre recensioni, altre reaction, di tutto. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo Slam.